Eccomi. Buongiorno a tutti. Allora, buongiorno poco perché oggi è il 5 dicembre e sono le 3:30 di pomeriggio e questo sarà il mio primo vlogmas. Allora, innanzitutto voglio aprire la finestra perché forse. Oh, c'è anche forse un po' di sole. Allora, inizio i vlogmas oggi, che è appunto il 5 dicembre, perché vabbè, il weekend è stato un attimino impegnativo e non avevo molto tempo, aiuto, masti i capelli, non avevo molto tempo per girare. Oggi lo inizio adesso, perché ora mi sistemo e poi vi spiego tutto. Allora, vi volevo far vedere che oggi finalmente c'è un po' di sole. Finalmente, finalmente, finalmente. Allora, finalmente c'è un po' di sole. Io mi sono fatta una doccia veloce addosso e vestita, come vedete. Mi sono vestita e sistemata un attimo i capelli, proprio un pallone. Ora mi voglio mettere la crema nelle mani perché ho le mani secche. Secchissime. Allora prendo la crema. Eccola. E uso questa qua, che in realtà è un puro corpo, però mi piace perché nutre. Ok, crema messa. Andiamo in cucina, mi faccio un bel caffè. Tutto buio in casa mia. Allora, ora vi metto qua insieme a me mentre faccio il caffè e vi narro un po' tutta la vicenda. Allora, vi ho messo un attimo qua e aiuto, sono veramente stanca, non so se farmi un caffè o un bel tè. Indecisione, porta mia, scusate, lo so, in fondo c'è la luce, non vedo assolutamente niente. Non lo so. Ma mi faccio un caffè, sì, mi faccio un caffè. Devo pulire la moka. Tanto sono qua e non vado via. Allora, dicevo. Allora, ho pulito la moka perché già avevano fatto il caffè e adesso la vado a riempire. È quella piccolina piccolina da uno, tanto è bene che io la smetta con questa caffeina. Di solito mi faccio quella più grande, da due, oppure se proprio è da quattro e ci metto il latte e faccio il cappuccino. Però è bene che la faccia finita con questa caffeina perché ne abuso. No, vabbè, una volta ne usavo molto molto di più, adesso un po' meno, però comunque è bene che la smetta. Allora, partiamo da capo. Oggi, appunto, come vi ho detto, è lunedì. Ora devo riuscire solo ad accendere il fornello. Allora, non riesco ad accendere il fornello perché non mi sta acceso, si spenge. Maledettissimo fornello, io non riesco a parlarvi perché non mi riesce a far andare una cosa giusta. Oggi non è giornata proprio. Ok, benissimo. Allora, intanto che il caffè si fa, io mi metto, guardate dove mi metto, oh, nel divano e vi parlo. Allora, come vi ho detto, oggi è il 5 di dicembre. E quindi niente, oggi è il 5 di dicembre ed è lunedì. Per chi mi segue da un po' sa che il lunedì io sarei dovuta essere a Firenze, perché appunto a casa mia a Firenze. E, però purtroppo, diciamo, ho avuto un piccolo problemino, nel senso che mi sento
un po' di giorni un po' faticata, un po' senza fiato, un po'. E siccome io ho una pericardite congenita, probabilmente è lei che mi dà noia, quindi sono rimasta dai miei adesso, in modo che comunque, perché a Firenze sono sola con mio fratello, ma comunque studia, quindi. Sono rimasta dai miei in modo che se ho bisogno di qualsiasi cosa ci sono loro aiuto. Io non ho parole con questi capelli. E quindi sono rimasta qua. Oggi pomeriggio alle 5, tra un po', quindi guardavo l'orologio, ma non ce l'ho. Ho la visita dal cardiologo, vediamo un po' che mi dice, se è quello o se è pure un malessere invernale. Siccome oggi è lunedì 5 e io sarei dovuta tornare a Firenze il mercoledì 7, a questo punto sto dai miei praticamente tutta la settimana e torno a Firenze sabato. Mi sa che è pronto il caffè. Torno a Firenze sabato con l'Avero e voi verrete con me. Vediamo un po'. Sì. Allora, il caffè è uscito. Ho preso la mia tazzina Illy e mi vado a versare il caffè. Ecco qua. Allora, ce n'è rimasto un altro pochino di caffè e probabilmente mi berrò anche quello. Però adesso mi bevo con calma questo. E quindi niente, appunto vi dicevo che sono qua dai miei e che ci rimarrò tutta la settimana. Mi fa stranissimo, cioè fosse per me, vi giuro, io prendo il treno e tornerò a Firenze perché, cioè, questa è casa mia, però essendo abituata a passare la mia quotidianità a Firenze, mi fa stranissimo essere il lunedì qua, perché essere il fine settimana no, perché torno spesso, però essere il lunedì qua mi fa veramente stranissimo. E quindi sì, niente, tutto qua è un po' una situazione così. Però ecco, in realtà ora mi preme più la mia situazione di salute. Poi se magari il cosa che spero, il cardiologo mi dice no, guarda, tranquilla, è tutto a posto. Non credo a questo punto di tornare a Firenze per un giorno e mezzo, però magari, cioè, non sto a casa proprio a fare la malata, nel senso che uscirò un pochino, in modo che questa cosa mi sembri un attimino meno strana, perché ora è un momento molto strano, devo essere sincera. Mi dispiace per la mia faccia e no, continuo a guardare fuori perché c'è un sole meraviglioso. Mi dispiace per la mia faccia, ma non mi trucco per andare dal cardiologo, proprio non ci siamo. Mi sono vestita, mi basta e mi avanza. E niente, io ho queste mani secche tra la dermatite e il freddo, mi uccide. E niente, tutto qua. Adesso mi bevo questo caffè se riesco a non scottarmi. Allora, nel sapere che io non so cucinare, ma non mi riesce nemmeno a fare il caffè, cosa che, cioè, dovrei essere un maestro perché io vivo di caffè, ma non lo so perché. Questo è venuto veramente buono, devo essere sincera. Sarà anche il tipo di caffè, perché ogni tanto sa troppo di bruciato. Non lo so, io lo metto a fuoco lento, quindi. Però che vi devo dire, non lo so, non mi è mai riuscito un granché, io ho sempre fatto fa tutto agli altri, nel senso ognuno il suo mestiere, barista fa il barista, io fo io e festa finita. Infatti lo vado sempre a prendere al bar, anche a Firenze ho la moca, quindi la mattina spesso quando so che sono di fretta e non ho tempo di mettermi al bar, me lo preparo mentre mi vesto, però ecco, di solito vado al bar perché fa più buono. Comunque il caffè Illy è imbattibile, ragazzi, io lo amo. A Pug l'ho trovato anche il caffè Illy, quindi infatti è stata la svolta. Niente, io è tipo 3 ore che sto blaterando e quindi ora un attimino stacco. Vi volevo dire appunto dei vlogmas, che questo è il primo, inizio dal 5, ma insomma, vabbè, questo è il primo e cercherò, non so se ne farò uno al giorno di vlogmas, anche perché sono abbastanza noiose le mie giornate quando sono qua, perché non avendo la mia quotidianità sono abbastanza noiose. Però vedo un po', ecco. Ah, vi dicevo di sabato, che torno sabato a Firenze con l'Avero. E volevamo andare all'IKEA e ovviamente voi verrete con noi.
Quindi tornerò, sì, là un giorno prima, di solito torno la domenica, anzi volevo addirittura tornare il lunedì, perché il lunedì mattina ho solo 2 ore di lezione, quindi ho detto vabbè, però col fatto che torno sabato a questo punto penso lunedì andrò a lezione. E niente, io mi prendo questo caffè e noi ci vediamo dopo. Guardate che luce! Bella, mi piace la luce così. Vabbè, io sono sempre più sconvolta perché oggi non mi sento. Poi entra la mia nonna in casa dall'orto con una nana praticamente morta così in mano, tranquilla, quindi vabbè, guardatemi. Vabbè, io... Oddio, lo sapevo che ora mi facevo male. Ma guardate che occhiali ho, parliamone. Anzi no, eclissiamo il discorso. Una lente. Mi lavo i dentini, mi metto le scarpe perché sono già alle 4 e un quarto, quindi tra un quarto d'ora. Vado. Aiuto, che scarpe metto? Insomma, che scarpe mettere? C'è un problema con la sesta. Questa è la scarpiera. Piena ovviamente, sì, poi ci sono i miei meravigliosi stufali. Chiediamo la follia, ma volevo mettere in realtà gli stivaletti quelli bassi, però che non trovo. Guardate la luce, io divento matta queste cose, però mi piace tantissimo. Allora, io ci provo a infilarmi i calzini con una mano. Ecco, ora sicuramente ho preso i calzini, quelli che hanno l'elastico tipo, aiuto, tipo tutto tirato e mi scendono, guardate, cioè, ma mi pare di vedermi. Vabbè, granata mod on, io. E poi c'ho le mani e quindi niente, ho messo questi, allora faccio vedere per bene questi stivaletti qua, che sono, aiuto, perché mi piace mai un paio di scarpe, questi qua che sono carinissimi, di Baldinini, che hanno questo effetto qua con questa fibbia, sono bassi e comodissimi. Allora, io sarei pronta, adesso aspetto mia madre, che niente, questo insomma è tutto l'outfit meravigliosamente orribile, perché questo vestito lo odio, però è caldo. Devo aspettare mia madre perché figuriamoci se mi manda da sola. E quindi niente, aspetto lei e non so che cosa mi metto a fare adesso. Ora vedo. Ecco che voglio farvi vedere. Allora, sempre per il mood, sto male. Ieri era il 4 dicembre, appunto, siamo andati a votare e io voto praticamente in centro e c'erano i mercatini. E che ho fatto io? Allora, questa, vabbè, la bustina, in realtà ho comprato solo queste, erano così carini, sono dei guanti, ovviamente mi mancavano perché non ho guanti, certo, lavi. Eccoli qua, pronti, eccoli. Allora, sono neri così, tutti brillantinosi, ma questo è il tocco di classe, eccolo qua. Eccolo, sentite, no, sentite niente, però vi giuro, morbidissimo, morbidissimissimissimo. Non ho pagato una sciocchezza, 10 euro, però ragazzi, c'è proprio la sobrietà, ve li devo far vedere la luce, eccoli, la sobrietà proprio sono miei, c'è proprio scritto Lavinia sopra. Eccoli, e poi sono una fidata assurda perché non so se riuscite a vederli, ma ci sono questi polpastrellini che sono touch, perfetti, guardate. Mia madre è in super ritardo. Doveva essere quelle 4 e mezza, sono 25. Perché non riesce mai a essere puntuale in vita sua? Oddio, che ansia. Che giornata oggi. Sarei a letto tutto il giorno. No, in realtà no. Perché non sono stanca. Però sto troppo male. Aiuto. Fuori è quasi buio, tipo. E io so con gli occhiali da sole nel mood, non voglio vedere nessuno. Allora,
Siamo andati dal dottore, il cuore sta abbastanza bene e c'è un'altra serie di problemi che ora dovrò approfondire, nel senso domani l'altro dovrò fare un po' di esami. Ho preso le medicine, 47.000 pacchetti, vabbè, come al solito, niente di nuovo. E niente, tutto qua. Stiamo tornando a casa e stasera andiamo a cena fuori perché è il compleanno di bambino. Mio fratello non c'è perché è a Firenze, però visto che io sono qui, andiamo a cena fuori noi tre. E tutto qua, ci vediamo dopo. Allora, eccomi tornata a casa e io allora, ho un brutto vizio. Quando sono struccata mi tocco l'occhio sempre così e mi sono tolta una lente, quindi devo andare a mettermi la lente perché non ci vedo assolutamente niente. E poi devo mangiare un boccone perché sono stata appunto dal dottore, quindi ho saltato la mia ora di merenda. Ho una fame assurda, quindi devo mangiare qualcosina assolutamente. E poi andiamo a cena con bambino e lo festeggiamo stasera. Una cena molto easy, tranquilla. Siamo io, mami e babi, mami e daddy. E mi trucco perché non posso più andare a giro così. La nana. Per me invece mi sono fatta dei tramezzini con stracchino e salsiccia cruda. Buonissimi. Allora, mi sono fatta questi tramezzini, vi ho fatto vedere. Ci ho messo dentro anche un po' di pepe. Sono veramente buoni. Allora, sono le 7:25, quindi ora mangio un attimino con calma. Poi mi trucco, niente di particolare. E poi andiamo a cena. Mi sto mettendo un paio di video di Sima, lo adoro! Intanto mi trucco. Ci provo. Pronti? Allora, volevo mettere un rossetto scuro, poi alla fine ho optato per un gloss con un po' di matita. Allora, stavo anche pensando di cambiarmi. In realtà non è che ho molta voglia di cambiarmi, nel senso che cioè stasera si esce perché non ho la febbre, quindi io a casa è meglio non ci sto perché poi sto peggio, però non è che proprio sia nel pieno delle mie forze, non sto tanto bene. Comunque questo è il vestitino di oggi, insomma io so, cioè non mi sono cambiata, mi volevo cambiare perché ho detto forse per andare a cena è più carino se mi cambio. Però mi stavo guardando ora allo specchio e quasi quasi tengo questo, nel senso non è che ho molta voglia di cambiare, non so proprio di tutto questo grande spirito di mettermi tacchi e quant'altro. Anche il trucco è molto easy, come vedete, c'è l'occhio, in realtà c'è il mascara, un po' di matita nera e giusto nella piega un po' di sfumatura. Però vedete che questo vestitino ha i passanti, quindi c'aveva una cinturina che ora io volevo tentare di ritrovare in mezzo a questo caos. Anche se non ci giurerei, era carina, però io perdo anche il capo, non l'avessi attaccato al collo. Quindi se è qui, oh, forse è questa, sì. Aiuto! Ora c'è una guarda del caos che c'è dentro questo cassetto. Forse è questa piccola qua. Sì, è questa qua, di tessuto. Oddio, sono una pancia gonfia, purtroppo. Perché vabbè, non mi sento tanto bene, però. Allora, me la metto e vi faccio vedere. Eccoci qua, cinturina messa, non è niente di che, però è un tocco un pochino più carino. Vedete, è proprio fina, fina, fina con cosa? Con niente, grigia, stavo dicendo. Ecco qua, basta, fine, io ho fatto mio nella serie, basta, mi sto guardando a quello specchio là. Sì, ma è carina così, basta, stop. Non metto altro, non so se metto una collana, oddio, sto collo che mi sta qua su, non so se mette, visto che ho questi orecchini qua, non so se metto una collana dorata. I capelli gli ho dato più o meno un verso. Vabbè, ragazzi, cioè proprio non sto bene, quindi come so, basta. Allora, è tanto utile questa, che è la power bank. Peccato che io me la scordo puntualmente a casa. Cioè, poi è bello che mi porto dietro il cavo, ma non mi porto dietro questa. Comunque,
Comunque, sono le 8, noi tra poco andiamo e non credo a cena riprendo perché ci sono i miei, insomma, c'è una cena noi tre, quindi no. Quindi niente, ci vediamo dopo, vi do la buonanotte e per oggi insomma è tutto per questo primo vlogmas. Mangiare di Natale. Eccomi tornata, allora mi sto già liberando da cinture, cinturine e quant'altro. Ma ho mangiato questo mondo e quell'altro. Siamo andati in questo ristorante nuovo, molto molto carino. Siamo stata una bella serata, saranno i tre, niente di che, però la mia mamma ha bevuto, quindi ride sempre, ci siamo divertiti. Io ora devo montare questo vlog, quindi vi saluto e noi ci vediamo domani.